Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica con l'Arcangelo Michele, valida per una settimana, a partire dal 15 maggio al 22 maggio 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte degli unicorni, le carte delle fate e le carte dell'Arcangelo Michele. Prima di fare la lettura angelica, io uso fare una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele per chiedere guida e assistenza. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che mi seguono con tanto amore. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza durante questa lettura angelica. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura. E così è. Allora, ora vi chiedo di mettere la mano destra sul vostro cuore e chiedere all'Arcangelo Michele, ai vostri angeli custodi, cos'è più giusto per voi, qual è la lettura più giusta per voi, la lettura A, la lettura B o la lettura C, in quanto farò tre letture diverse. Ok? Quindi raccoglietevi un minutino, chiedete al vostro cuore, è la prima voce che sentite interiore o per istinto, il primo, diciamo la prima lettera che vi viene in mente, A, B o C, è la lettera giusta per voi, ok? Allora iniziamo a scegliere la carta del gruppo A, Magic, Miracoli alle porte per il gruppo A. Andiamo a vedere la carta del gruppo B. Queste sono le carte degli unicorni, sono bellissime. Abbi fiducia, ok? La carta della fiducia per il gruppo B. E ora vediamo il gruppo C, rinascita. Poi andremo a vedere nello specifico. Intanto adesso le stiamo scegliendo una per una. Queste sono le carte delle fate, anche queste sono molto belle con dei messaggi molto potenzianti. Le carte degli angeli, le carte delle fate, diciamo le carte che io utilizzo sono delle carte che hanno dei messaggi potenzianti. Non andiamo a leggere il futuro nello specifico, ma il presente, l'energia del presente, perché in base alle nostre scelte che facciamo nel presente, noi creiamo la nostra realtà, ok? Andiamo a scegliere. Prima carta, allora solitudine. Ecco qua, gruppo A, solitudine. Poi andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire nello specifico gli angeli. Guarda dentro un libro, ok? Il messaggio che stai cercando potrebbe essere, la risposta che stai cercando potrebbe essere dentro un libro, rinascita e nuovo inizio. Quindi il gruppo C, veramente le carte sono molto interessanti, veramente. Andiamo a vedere le carte dell'Arcangelo Michele. Gruppo A, sii gentile con te stesso, sii gentile con te stessa. Gruppo B è proprio saltata fuori, resta focalizzato, focalizzata nei tuoi obiettivi. Molto interessante. E assolutamente, gruppo C, è venuto il momento di proteggere te stesso, protezione, protezione dei tuoi progetti. Ok, partiamo dal gruppo A.
La prima carta è la carta della magia, nel senso che è venuto il momento di esprimere un desiderio, in quanto ci sono miracoli alle porte, ok? Magia intesa come sincronicità divina, intesa come cose meravigliose stanno accadendo nella tua bellissima vita, tutto è sincronico, scusate. Ecco, tutto è sincronico e perfetto, stanno accadendo cose meravigliose e straordinarie nella tua vita, quindi abbi fiducia che tutto è previsto da un disegno molto più grande. Quindi assolutamente gli angeli ti stanno invitando ad essere più serena, più tranquilla, le cose arrivano nel momento giusto, hai lavorato tanto, hai sacrificato tanto, è venuto il momento di ricevere, è venuto il momento di amare te stesso, di amare te stessa, di essere gentile con te stessa. Parla con amore di te stessa, guardati allo specchio e manda amore alla figura che vedi allo specchio. Benediciti. La benedizione ha un potere molto potente, il potere di guarire, il potere di trasformare. Devi veramente fare delle affermazioni potenzianti di te stesso e dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, perché veramente l'amore divino sta lavorando per aiutare, per sostenere i tuoi progetti. Sei anche invitata a praticare un po' la solitudine, nel senso che vai nella natura, medita un po', trova uno spazio sacro, armonico e protetto dove raccogliere le tue idee creative, scrivi i tuoi pensieri, scrivi i tuoi sentimenti, trova, esci dal caos. Alle volte è meglio stare in casa piuttosto che in casa, nel senso stare un po' da sola piuttosto che uscire con le amiche. In questo momento sei invitata a meditare su te stessa, a meditare sui tuoi progetti, a meditare per ascoltare cosa l'amore divino ha da dirti. Impara ad ascoltare il suono della tua anima. Il suono della tua anima è un suono silenzioso, è molto delicato, molto soave, lo puoi sentire solo nell'armonia e nella pace. Esci dal caos, sei proprio invitato, invitata a creare questo spazio armonico e protetto per trovare la tua per trovare le tue risposte, ok? Bene, passiamo al gruppo B. Il gruppo B, cara anima infinita, è venuto il momento di credere che tutto andrà bene. L'amore divino è con te, sei protetto, sei protetta, sei al sicuro. Tutto sta andando per il meglio, va bene? Ok? È come un salto nel buio, la fede è questa, perché bisogna prima credere e poi vedere, non il contrario, va bene? Tutto sta fluendo nella direzione giusta, tanto è vero che l'Arcangelo Michele dice: resta focalizzato, resta focalizzata nei tuoi obiettivi, perché questi si stanno per manifestare. Andrà tutto bene. Un segno, leggi quel libro che ti ha chiamato, quel libro che magari anche in passato hai già letto e c'erano le risposte alle tue domande. L'invito è quello di rileggerlo. Magari stai leggendo un libro e c'è una frase che ti ha colpito, quello è il messaggio per te. È possibile che quindi dentro un libro ci siano le risposte alle tue domande, ma resta focalizzata nei tuoi obiettivi perché si stanno per manifestare in realtà. Gruppo C. È un momento di rinascita, un nuovo ciclo, una nuova vita, una nuova dimensione di amore, ok? È venuto il momento di reinventare un po' te stesso e te stessa, di creare la nuova immagine di te, la vecchia immagine di te, lasciala andare, perdona te stesso, guarisci te stesso, lascia andare tutto ciò che non è amore, va bene? Assolutamente i tuoi sogni possono manifestarsi in questa nuova realtà, tanto è vero che le fate dicono è un nuovo inizio, una nuova energia intorno a te, hai tanti sogni, stai creando delle cose importanti, ma è venuto anche il momento di proteggerti, non dire a tutto e a tutti quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi progetti, parlane solo con poche persone fidate, però in questo momento veramente è come quando tu semini
semini, una piccola piantina e quella piantina ancora sta germogliando, quindi il tuo sogno, il tuo obiettivo, il tuo progetto ancora, è in una fase delicata e quindi ci vuole molta protezione. Chiedi aiuto, guida, assistenza all'Arcangelo Michele, fai le preghiere di protezione, di liberazione, di purificazione perché ti possono aiutare a mantenere il tuo campo energetico protetto. Comunque nuovi inizi, il passato è andato, lascialo andare, perdonalo perché stanno per arrivare delle grandi cose e dei nuovi inizi nella tua bellissima vita. Bene, sono felice per questa settimana di aver facilitato questa lettura per voi. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Facilito anche le guarigioni a distanza o di persona se siete ad Alghero con le nuove frequenze di luce per aiutarvi a ritornare in uno stato di equilibrio laddove avete bisogno. Facilito anche Logos Healing. Logos Healing è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e vi può aiutare a eliminare tutti i blocchi, le paure e i sistemi di credenze limitanti, i traumi, le emozioni negative, tutto ciò che vi sta bloccando, tutto ciò che vi sta appesantendo. Ecco, Logos Healing serve per liberare molto velocemente voi stessi, il vostro sacro cuore, la vostra energia e poi andremo a lavorare sulla riprogrammazione per far sì che l'inconscio si allinei alla vostra volontà. Abbiamo parlato di rimanere focalizzati nei sogni e negli obiettivi. Alle volte noi abbiamo degli obiettivi, se l'inconscio rema contro è molto difficile manifestare i nostri progetti, mentre quando la parte inconscia è allineata alla nostra volontà, tutto si può manifestare molto più velocemente. Questo è reale, questo avviene nella vita non solo per le persone spirituali, ma per tutte le persone. Tutti noi abbiamo una parte inconscia, quindi noi la possiamo riprogrammare alla nostra volontà, diventando la nostra vera identità. Noi manifestiamo ciò che siamo nella frequenza e nella vibrazione, va bene? Ok, volevo anche ricordarvi che a partire dal 26 maggio 2022 alle ore 20 e un quarto, 20 e 30 inizierà il nuovo percorso di coaching per imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce, un percorso online, un percorso che faremo su Zoom della durata di 2 mesi, va bene? Ci sono ancora pochissimi posti, se non sbaglio 3 o 4, se volete partecipare, se volete iscrivervi a questo percorso meraviglioso, vi mando qui sotto nel video la possibilità di candidarvi, di guardare il video di presentazione che spiega di che cosa si tratta e poi potete mandare la vostra candidatura, ok? Io vi aspetto numerosi, vi abbraccio, vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione grande, ciao a tutti, ciao ciao.